parlare di calcio, non ho voglia, mi sono rotto le palle. Dopo, più avanti. Ragazzi, in questa recensione recensiremo una serie TV, Cobra Kai. Ragazzi, per chi non ha visto la serie TV, se la vado a recuperare, ma prima, per chi non ha visto i primi tre film di Karate Kid, non proseguite con questo video. Ragazzi, tutte le recensioni l'avete già sentito su YouTube, io faccio la mia recensione a random, così molto sciallo. Dunque, Cobra Kai. Non mi sto a dire cosa parla, perché ragazzi, ci vorrebbe un video di 4-8 ore per riassumere un pochettino le vicende. Dunque, Daniel San e Johnny Lawrence, due rivali. Uno che pensavamo che facesse il bullo e l'altro che le prendesse, che era la vittima, Daniel San. Ragazzi, in questa serie si confrontano i due rivali, giusto? 34 anni fa. 34 anni dopo. Oh, anni fa, che cazzo dico. 34 anni dopo. 34 anni fa. Come posso? Ragazzi, ecco. Importa. 34 anni dopo. I film sono, la saga è dall'84 all'89, ma le abbiamo via Julie Sun, che non c'entra niente, è un cliché, è una parte a sé della storia di Karate Kid, ma è in versione femminile. Cobra Kai. Allora, ragazzi, ci sono tutti i personaggi della serie, adesso si stanno evolvendo, stanno venendo fuori, adesso verrà fuori la quarta stagione, che siamo in tripudio, siamo in tensione, siamo con una verve addosso, con una raffica ragazzi, comunque, Daniel San, che ha avuto un'evoluzione di business, ha una concessionaria, ha soldi, ha famiglia, ha due figlie, ha un figlio e una figlia, è sposato, va bene. Johnny Lawrence è scapestrato, non ha lavoro, beve, si ubriaca, è una persona a terra moralmente, perché ha ancora in mente la sconfitta col suo rivale Daniel San al Valley, al torneo Under 18 del concorso di karate, va bene? Manifestazione, e ha perso
col, sappiamo, col gesto della gru. Anzi, però, con la con l'evolversi della serie, vediamo un Johnny Lawrence cresciuto che cambia mentalità, riapre il suo dojo, vuole riaprire il Cobra Kai, Daniel-san non ne vuole sapere, anzi lascia perdere tutto quanto alle spalle, non ci pensa neanche, però quando conosce non mi ricordo il ragazzo che sarebbe il figlio di Johnny Lawrence, non mi ricordo adesso, non ricordo tutti i nomi perché ragazzi è difficile ricordarsi tutti i nomi dei personaggi, io non è che mi ricordo, però l'ho già vista di recente, non mi ricordo. Comunque, diciamo che questa serie è improntata ai giorni nostri. In più le vicende sono cambiate, perché ricordiamo che negli anni 80 non c'era, c'erano i primi computer, i primi internet, non c'era le chat, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era i social network. Adesso, ragazzi, con questa serie si concentra soprattutto nei ragazzi di oggi, in cui vengono bullizzati perché ci sono due scuole che si confrontano, il Cobra Kai e il Miyagi Dojo. E ragazzi, ognuno prende, si crea le loro ragazzi per farli crescere, per darsi la carica nel non essere bullizzati, però si concentrano in maniera di mentalità diversa tra le due scuole. Uno combatte, sì, come ricordo, colpisce per primo senza pietà, va bene? L'altra parte sul Miyagi Dojo, è molto più scialla, anzi sì, va bene. Si ragiona un pochettino col di essere più onesti nella vita e affrontare il modo di difendersi in maniera leale. Ragazzi, questa serie si concentra più nel lato di due personaggi, poi ci sono personaggi di contorno, ci sono ragazzi di età abbastanza, cioè, giovani, di ragazzi che si devono affrontare tra scuola, tra dojo, in giro, per le strade. Poi c'è il discorso che la figlia si innamora dell'altro dojo perché conosce
ragazzo che dopo si innamora, dopo viene lasciato, dopo si mette insieme. Ragazzi, è come diciamo il segreto insieme a Beautiful, 100 vetrine e compagnia cantando. Solite trame di adolescenti per allargare un pochettino la trama, la storia, tanto per avere un po' più di enfasi tra i personaggi e di cui dopo si conoscono, si impara anche ad affezionarsi, eccetera, eccetera. Che dire, ragazzi, adesso con l'avvento della quarta stagione si verrà a conoscere che ci sarà anche un altro personaggio che non mi ricordo, che praticamente è quello che ha fondato il Cobra Kai, che ha pieno di soldi, il miliardario, che non mi ricordo il nome. Casualmente non mi ricordo il nome, perché ragazzi, tenersi in mente tutti i personaggi, proprio non li ho scritti da nessuna parte, non importa. Però ragazzi, a me piace quel personaggio che verrà implementato nella quarta stagione. E dunque vedremo le vicende per cui si vedranno delle belle. Perché ragazzi, non vediamo ora di vedere l'evoluzione dei personaggi, cosa faranno, cosa combineranno, eccetera, eccetera. Perché ragazzi, all'inizio c'è tutta l'introduzione per farti conoscere i personaggi, dopo dalla seconda stagione si è visto che si evolve la struttura dei personaggi, la storia in sé e tutto il contorno del passato dei due personaggi, Johnny Lawrence e Daniel San. Comunque, a me piace come serie perché si è visto l'evoluzione dei personaggi, degli attori che sono ritornati 34 anni dopo, no, anni fa, come ho detto prima, Defiance, non importa. Ragazzi, che dire? Io non pensavo che facesse questa nostalgia anni 80, che a parte che sono nato nell'89, ma diciamo tutti, la maggior parte, l'abbiamo visto, abbiamo visto nascere i personaggi, siamo affezionati, eccetera, eccetera. Però c'è sempre stato una cosa in sospeso sui tre film, no, sul quarto, perché lasciamo perdere. Sui primi tre film non viene spiegato più di tanto, però la cosa bella è che ritorna tutti i personaggi, tranne Miyagi, ci stanno raccontando un pochettino di cosa fanno e cosa faranno nel corso della serie. E ragazzi, se andranno avanti in seguito anche più stagioni,
a noi fa piacere, o per chi piace è un conto, però ragazzi, a me mi appassiona, mi piace. Non dico che lo adoro, però diciamo è un tuffo nel passato, ragazzi, perché a me sinceramente mi ricordo tutte le sequenze di ogni fotogramma di quello che succede, per dire ma guarda, no, no, proprio, vedi, fa guarda, guarda che mi ricordo, no, guarda. È ovvio che hai questo espressione qua, perché ti ricordi tutto un seguito di ricordi, di sequenza, di film, di tutto. Poi vedi tutti i posti, tutti, però ragazzi, dai, è una serie godibile, non è brutta, ma neanche da buttare via, sinceramente, neanche da buttare via. Anzi, è molto sottovalutata, però è stato importante, sì, è importante, è stato una cosa buona a far ripartire questa serie, però è un pochettino difficile nel raccogliere tutte le cose accadute nei vecchi Karate Kid. Per chi non ha visto i primi tre film, e là, ragazzi, è molto difficile collocare, per chi vede la prima volta Cobra Kai, là si vede un po' spiazzato, perché ragazzi, la gioventù di adesso, dopo vedi sulla serie, è abituata con lo smartphone, con i social, con Facebook, vedi un pochettino il mondo cambiare sulla serie, vedi un po' più modernizzato, invece nell'84 vedi un'atmosfera un po' più diversa, un po' più semplice, però diciamo che qui è un po' più espansa nelle situazioni, nel modo di esporsi, perché vediamo due mentalità diverse. Nell'84, come dice Johnny Lawrence, su una lezione, che l'avversario, se dovevi dire una cosa, te la dicevi, in faccia, no davanti allo schermo, no davanti a una chat, e lì, ragazzi, si è visto la differenza. Non so per chi vedrà il video fino alla fine, non so quanto dura, non importa, però se raccogliete questa informazione, capite che le evoluzioni dei personaggi si vedono. Niente, ragazzi, dai, che dire, ragazzi, è una serie che per chi non ha visto Karate Kid non importa, però si rovina mezzo tempo passato per vedere tutta la storia dall'inizio di Cobra Kai, che sarebbe meglio che vedesse Karate Kid, tanto per collocare, per riattaccare il collegamento e il senso di appartenenza tra i due personaggi. Ragazzi, io ho parlato anche troppo, però ragazzi, questa è una recensione molto, molto scialla, molto, molto alla,
però anzi, dai. Fatto questa piccola recensione, spero che sotto nei commenti mi dite cosa ne pensate. Anzi, è una bella serie da vedere, però per chi ha seguito i Karate Kid si coinvolge di più lo spettatore che ha visto le vicende da piccolo. Se si vede adesso un ragazzo, un adolescente Karate Kid, che è Cobra Kai, ovviamente Cobra Kai o Karate Kid è sempre nel mezzo di Karate Kid, perché Cobra Kai è una scuola. Allora, ragazzi, è un po' difficile che piaccia questa serie qua, perché non capisce il passato dei tre film, almeno, perché il quarto lasciamo perdere. Ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione, mettete un mi piace, condividete questo video, meglio, ok? E ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video, volevo chiudere in bellezza, volevo chiudere con... Va bene? Ragazzi, ci sentiamo, va bene? Dai. Appunto, lasciamo. Ok. Ciao ragazzi, a posto. Metti la cera, togli la cera e chi ha? Ciao ragazzi.